Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, 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 buonasera. E vabbè. Questa Francia, che da dove la guardi, guardi, il reparto per reparto, è messa veramente bene. Anche la Francia, secondo me, è una candidata seria per la vittoria finale, veramente, anche lei. Oggi è stata una partita combattuta. Poteva anche scapparci il pareggio e non ci sarebbe stato scandalo, non ci sarebbe stata. Quindi diciamo che l'avversario era abbastanza tosto, ma in squadra quando c'hai il terzino più forte del mondo. Teo Hernandez è il terzino più forte del mondo e non ci sono cazzi, e non ci sono cazzi. E poi c'è l'attaccante, uno dei più forti attaccanti al mondo, perché secondo me Haaland io lo metto come primo classificato, ma siamo diciamo una lira con 19 soldi, attenzione, la velocità, l'esplosività di Mbappé è pazzesca. E ripeto, quello che fa della Francia appunto una squadra molto tosta e appunto è questa compattezza nei reparti. Si qualifica già in due partite, si qualifica già agli ottavi, quindi già è proiettata verso gli scontri diretti. Niente da dire. La Francia che sforna talenti, loro ci riescono e noi non ci riusciamo. Io questo non lo capirò mai, non lo capirò mai. Un campionato dove veramente, ripeto, la Serie A non è un campionato eccelso, per l'amor del cielo, non ha, ma sicuramente meglio della Ligue 1 è. Però loro, la Francia, i francesi riescono a sfornare questi talenti. Entra Coman, Thuram, lo stesso Rabiot che si è ritrasformato, ha fatto anche una buona partita anche oggi. E poi questo è un mistero, questo giocatore, vedo, la psiche di questo giocatore è molto, molto, molto discutibile perché o sei un buon giocatore a convenienza e poi negli altri anni fai masturbation, non mi piace, quindi la sua professionalità la metto in seria discussione. E su questo penso che siamo tutti d'accordo. Perché 3 anni di masturbation e poi negli ultimi 2 mesi è uscito il gallo che è in lui. E questo è da valutare. Detto ciò, ripeto, Francia qualificata, Francia forte, Francia prepotente. E ora vediamo quest'altra bellissima partita perché adesso l'Argentina non può assolutissimamente perdere colpi. Ci vediamo dopo e massicci incazzati fino alla fine. Forza Juve!